Se il partito viene servito bene, aggancia a Roma, 90%. No. Penso che se non segno è colpa mia, non penso che sia colpa della squadra, quindi penso che il problema è solo mio. Non è così però, ho deciso. A parte questo, come hai visto la partita e diciamo si è trovato con le due insieme agli esterni se hanno contribuito questo a migliorare la squadra, quindi migliorando la squadra. Certo, penso che è stato il mercato di riparazione, quindi sono arrivati giocatori esperti, ci danno una mano e contribuiscono sicuramente a migliorare la squadra, una squadra che è buona e possiamo solo migliorare, siamo solo con gli arrivi nuovi. Complimenti per il gran bel gol, però il raddoppio sotto la curva sembrava già fatto, che è successo? Infatti non sono contento perché quel gol lo dovevo fare, purtroppo la palla è arrivata troppo forte e ho cercato di buttarmi, non so come capitava, l'ho preso con la coscia, è andata fuori. Però speriamo per la prossima. Quanto hai sognato di segnare il tuo primo gol al Cerato dopo quasi 6 mesi dall'inizio? Infatti, penso che per un attaccante è sempre bello fare gol e esultare sotto il pubblico di casa, quindi ho aspettato un bel po', però finalmente è arrivato. Spero di farlo però dall'altra porta. Domenica in Lecce. Certo, domenica in Lecce è una partita difficile, penso che hanno tutto da perdere loro alla fine, quindi andiamo lì, ce la giochiamo a viso aperto e cercheremo di fare la nostra partita. Serena Scotta con l'arrivo di Sepe, di Giorgi, insomma ha cambiato un po' il gioco sulle fasce del Catanzaro, l'ha detto prima il tecnico Dionigi. Questo dovrebbe anche agevolarti di più, perché tu sei il classico centravanti che ha bisogno comunque di ricevere i palloni in aria. Te lo sei visto comunque anche dalla professione del top. Sì, forse hanno una bella gamba loro, spingono tanto, quindi come ho detto prima, però penso se non ho fatto gol è solo per demerito mio e non per demerito della squadra. Okay.